Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare il copriforno San Valentine. Vi dico già che questo progetto è nato in collaborazione con il gruppo La Libertà di Incentare e Spruzzare della Pegori e altri gruppi che si trovano su Facebook e si occupano sempre di idee creative nel mondo dell'uncinetto, dei ferri, degli amigurumi. In descrizione vi lascerò il link per poter sapere l'iniziativa a cui abbiamo aderito. Vi dico brevemente di cosa si tratta. Sono diversi gruppi che hanno deciso di unirsi e di dare vita a un progetto. Questo progetto consiste nel realizzare un accessorio per la casa ogni mese. Il mese scorso è partito questo progetto che durerà un anno, quindi da gennaio fino a dicembre. Il mese scorso è stata proposta una simpaticissima presina, mentre questo mese vi proponiamo, proprio il gruppo della Fegori e io, vi proponiamo questo copriforno. Ogni mese verrà proposto un progetto diverso, quindi il link che vedete in descrizione vi farà andare proprio a questo link della pagina di questo post su Facebook, dove vedrete tutti i progetti che verranno realizzati fino a fine dicembre e tutti i gruppi che vi partecipano. Per quanto riguarda questo copriforno, io l'ho realizzato utilizzando il perlina, che ho lavorato a doppio con l'uncinetto del 3,5. Il copriforno è largo 39 cm, alto 32 cm, mentre il gancio, che comunque l'ho realizzato sempre col perlina e che mi permette appunto di agganciare il copriforno, è alto 15 cm. Naturalmente voi potete usare un filato diverso, farlo più alto, più lungo, però vi dico già di utilizzare il più possibile un filato che sia o in cotone o microfibra, ma che sia bello doppio e anche ben ritorto, perché altrimenti gli angoli tenderanno poi ad abbassarsi. Io, per evitare ciò, ho anche usato del panno lencio che ho cucito dietro, proprio per evitare che si potesse abbassare il copriforno, ma restasse, diciamo, bello rigido. E poi ho appellito questo copriforno con dei fiorellini che ho tolto da delle bomboniere, però mi piaceva l'idea di abbellirlo ancora un po' di più e renderlo rustico in modo tale che si amalgamasse, possiamo dire così, bene con il forno. Un'altra cosa che vi devo dire: come potete vedere, il forno a cui ho agganciato il mio copriforno è piccolo e stretto, ma so che ci sono dei forni che hanno delle maniglie molto più lunghe. In quel caso, per poter fare la striscia che vi aggancia, avete diversi modi: o la fate più larga, quindi invece di fare come me che ho lavorato soltanto sulle due strisce centrali, potete lavorarne su quattro strisce, o ancora potete lavorare strisce singolarmente, quindi andate a lavorare una striscia, questa la lasciate libera, l'altra la lavorate, questa la lasciate libera, a seconda quindi di come voi avete il manico del vostro forno. Io comunque vi consiglio che, se ce l'avete bello largo, di andare a lavorare sui due cuori laterali, in modo tale che il vostro copriforno resti ben fermo. Io non l'ho potuto fare, quindi ho dovuto mettere, appunto, come ho detto, il panno lencio per evitare che si piegasse troppo sul davanti. È una lavorazione semplicissima, abbiamo chiamato San Valentine perché comunque potete vedere la lavorazione, sono tutti cuori e noi ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi ci sembrava giusto dargli questo nome. E la lavorazione si ottiene ripetendo, mi sembra, 1, 2, 3, 4 giri. E come vi ho detto, voi potete fare il copriforno sia più lungo sia più largo, a seconda quindi del forno che avete. Detto ciò, spero che anche questa iniziativa di questi vari gruppi su Facebook vi interessi, vi piaccia, vi stimoli a creare degli oggetti per la vostra casa, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro copriforno io ho deciso di utilizzare il filato perlina, che però lavorerò a due fili, vedete? Lavorerò a due fili con l'uncinetto del 3,5. Questo perché ho bisogno che la lavorazione sia bella rigida, visto che il copriforno che andrò a fare io, per agganciarlo, si aggancerà solo al centro, in quanto il manico del forno non prende tutto il forno ma solo la parte centrale. Quindi preferisco lavorare unendo due fili invece che con uno solo. Allora, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 12, a cui poi vanno aggiunti 3 catenelle, perché ci servono per avere l'inizio uguale alla fine. In questo campione io ho 27 catenelle, mentre nella lavorazione vera e propria io andrò a mettere 75 catenelle, quindi un multiplo di 12 più, come vi ho detto, 3 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine. Detto ciò, possiamo andare a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, 2,
Prendo il filo, salto la prima delle mie 27 maglie alte e nelle mie 27 catenelle, scusate, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e di nuovo vado a fare una maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e di nuovo salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare la mia terza maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. 4 catenelle di base, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Questo è quello che bisogna fare per tutto il giro. Terminiamo il giro dopo aver saltato le 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro secondo giro. Terminiamo il secondo giro dopo aver fatto le 3 catenelle andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, maglia alta successiva 2, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato in questa maniera anche il mio secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una catenella, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta.
vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una, due, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Terminerò dopo aver fatto la catenella facendo le ultime 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Ops, ho perso un filo. Tre. 2 catenelle di separazione, no scusatemi, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nell'ultima maglia e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, una, due. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e vado a fare una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro nella terza maglia alta del giro precedente e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta del giro precedente e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Vado, rientro di nuovo nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Bisogna fare questo per tutto il quarto e ultimo giro. Quindi poi chiudo il quarto giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3. Quindi questi sono i 4 giri che fanno che danno vita ai nostri cuori. Vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, perché comunque abbiamo una base diversa rispetto alla precedente, e andiamo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e facciamo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Quindi il primo giro consiste nell'andare a fare la nostra maglia alta dove abbiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Quindi ripeto, questi sono i 4 giri, alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto, devo arrivare a un totale di almeno 38-39 centimetri, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto il mio cuore.
Allora, io ho finito di lavorare là in altezza il mio copriforno e ho ripetuto il motivo per un totale di 7 volte ed è alto quindi circa 32 cm e come altezza per me va più che bene. Adesso io devo andare a fare il manico, cioè, diciamo, che mi serve per appendere il mio copriforno al manico del forno. Allora, il forno a cui verrà appeso il copriforno ha un manico corto e centrale, quindi adesso continuerò la lavorazione del cuore soltanto in questi due file centrali, mentre chi ha un ecco, facciamo in modo che questo sia il manico, chi ha un manico lungo per tutto il forno può andare a lavorare alternando i cuori, può fare tipo, per fare un esempio, io in questo momento ho 6 cuori, quindi potrei andare a lavorare il primo cuore, salto il secondo, lavoro i due centrali, salto il penultimo e lavoro l'ultimo, oppure se ne avete un numero dispari potete alternare, il primo lo lavorate, il secondo no, il terzo lo lavorate, il quarto no, il quinto lo lavorate, il sesto no e il settimo lo lavorate, o addirittura potete saltare i cuori più esterni, quindi il primo e l'ultimo, e andare a lavorare i quattro centrali, dipende da quanto lo volete fare lungo. L'unica cosa che dovete sapere è che si continua a lavorare normalmente la lavorazione. Io tipo adesso devo ancora in realtà decidere se lavorare 4 o solo 2 cuori, lavorerò come sto lavorando adesso, quindi andrò sempre a fare le 3 maglie alte, ah sì, io qui ho ripetuto il primo giro, questo non me l'ho detto, scusatemi, quando sono andata a fare la lavorazione ho lavorato il primo giro, quindi adesso vado a fare in questa maniera, o lavorerò i 2 cuori centrali o i 4, quindi andrò sempre a fare 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte della stessa maglia di base e 3 maglie alte, quindi lavoro normalmente il mio giro, dipende soltanto da voi quanto lo volete fare e vi dirò naturalmente quanto l'ho lavorato in altezza. In altezza io dovrò lavorare almeno 12 cm perché il mio manico è largo circa 5 cm, quindi ho bisogno di almeno 10 cm per poter lavorare e far girare la mia lavorazione intorno al manico e poi mettere i miei bottoni, oppure forse non 12, forse è meglio 13, in modo tale comunque il copriforno scenda ancora un po'. Quindi adesso naturalmente io lavorerò, però per ripeto, per poter lavorare in altezza adesso i vostri che vi serve per lavorare la parte che va appesa al manico, dovete calcolare quanto è largo il vostro manico e lavorare almeno il doppio più altri 2 cm, proprio perché vi serve appunto per poter creare questa cosa di appoggio del vostro copriforno al manico del forno. Il manico per tutta la lunghezza, io ho il problema che quando sono andata a provarlo mi sono accorta che qui piegava i miei angoli, quindi sono andata a prendere del panno lencio che ho cucito lateralmente dietro e ho preso questo giallo di contrasto all'arancione che ho utilizzato. Questo se volete farlo ancora più rigido. Naturalmente se come me avete avuto il problema che avete un manico del forno piccolo e quindi non largo da poter aver fatto più largo il vostro gancio, mettiamola così. Quindi detto ciò non mi resta che cucire i bottoni e il mio copriforno sarà terminato.